Tutti. Partiamo anche con la registrazione, perfetto. Angelo, buon pomeriggio. Io sono Luigi Rossi, per chi non mi conoscesse, presidente della sezione territoriale dell'Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali di Napoli. Saluto tutti quanti i partecipanti, in particolare coloro ecco, che sono degli habitué dei webinar di ANCP. Vedo collegati diversi volti noti, che poi sono nomi noti, modalità webinar, Alessandro Fagioli, da Federica Bossi. Saluto anche la collega Michela Polimeni, che brillantemente ha collaborato per la realizzazione di un evento che si è tenuto poco fa, pochi giorni fa, dalla sezione territoriale di ANCP di Reggio Calabria. Insomma, saluto tutti. Oggi è presente con me Guido Ferrari Bravo della società Nativa, che lascerò poi a lui la presentazione, ovviamente la descrizione di chi è Nativa e che cosa fa. Faccio un attimo una premessa, come siamo soliti a volte raccontarci, dare un attimo un contorno del perché è necessario oggi, in questo momento storico, affrontare per un consulente patrimoniale un tema che potrebbe essere distante in realtà dai temi canonici di protezione e trasmissione del patrimonio con cui siamo soliti confrontarci. In realtà il tema è più vicino a noi di quanto non possiamo immaginare. Noi ci collochiamo sempre nell'ottica di essere dei percettori di esigenze. Questo è stato detto, stradetto in associazione e non ci stancheremo mai di ripeterlo. Percettore di esigenze che cosa vuol dire? Riuscire a individuare, prima che al cliente sorga l'esigenza vera e propria, riuscire ad individuare qual è quella criticità potenziale che in un'ottica di lungo periodo, di medio-lungo periodo, possa andare a creare delle difficoltà per il patrimonio del nostro cliente. Quando, come nella maggior parte dei casi, quel patrimonio è costituito dall'azienda, allora le necessità di andare ad intercettare le potenziali criticità sono molto più. Quindi non è solo il potenziale dissidio tra i futuri eredi che può minacciare la continuità aziendale. Certo, quello è uno dei tanti. Sappiamo bene che interveniamo a gestire dinamiche di natura successoria che guardano al futuro dell'azienda e quindi in un'ottica strategica. Allo stesso modo, questa attività, il tema di cui andiamo a trattare oggi, si pone sullo stesso piano, ovvero in un'ottica strategica di lungo periodo che consenta all'azienda, non dico di prosperare, ma proprio di sopravvivere. Perché un dato è certo, oramai la sensibilità del mercato è inevitabilmente spostata verso quel tipo di imprese che abbracciano un determinato modo, una determinata filosofia, ed inevitabilmente saranno quindi dal mercato premiate a scapito delle società che invece continueranno a ragionare e a gestire l'azienda alla vecchia maniera che adesso il mercato decisamente non premierà più. Mi permetto di fare questa digressione perché credo che voglio condividere con voi la mia esperienza di come sono arrivato a letteralmente innamorarmi del settore delle società benefit e delle B Corp, che tutto è partito proprio da un'operazione di pianificazione patrimoniale finalizzata al passaggio successorio. Cliente industriale di grossa portata del mio territorio mi aveva chiamato per gestire il canonico problema del passaggio generazionale, cliente sicuramente lungimirante, molto giovane, 55 anni, due figlie in azienda di 30, quindi con un largo tempo per poter condividere e trasferire, oltre che il patrimonio, anche le competenze, avevamo disegnato la struttura che potete immaginare, quindi la creazione di una holding, perché c'era anche l'altro fratello in azienda, insomma, tutto finalizzato poi a quello che sarebbe stato un patto di famiglia, le modifiche statutarie per l'attribuzione di determinati diritti, eccetera, eccetera, cose che il consulente patrimoniale conosce molto bene. Tuttavia, io nelle varie riunioni, che voi sapete, poi queste sessioni durano anche una finestra che può prendere diversi mesi, io non riuscivo a vedere una sicurezza dentro i suoi occhi. E ho sempre pensato che questa titubanza fosse dettata da quella che è poi un freno emotivo fisiologico che hanno gli imprenditori, che è quello di dover pensare a che cosa accadrà all'impresa quando io non ci sarò più, che cosa accadrà quando io perderò la qualifica di imprenditore. Finché questo problema viene fuori.
E un giorno dissi: ma che cosa, non ti vedo ancora convinto, nonostante abbiamo sviscerato tutto ed è tutto pronto, dobbiamo andare solo al closing, ti vedo ancora perplesso. E lì venne fuori il problema. Mi disse il mio cliente: Luigi, come faccio io che sono sensibile a determinati temi legati all'economia circolare e alla tutela dell'ambiente, come faccio ad assicurare che i miei figli portino avanti anche questa filosofia di vita, le mie figlie nel suo caso? E la mia risposta fu secca e lapidaria: non lo puoi assicurare, non c'è modo per assicurarlo, perché questa è una vocazione. Essere inclini a determinate tematiche è una vocazione, quindi è una fede, puoi trasferirla, ma non puoi essere certo che venga assimilata. Una cosa però la puoi fare: puoi modificare lo statuto in maniera tale che l'amministratore, chiunque esso sia, conduca la tua azienda portando avanti non solo quello scopo previsto dal 2247 del Codice Civile, che è la distribuzione degli utili, ma anche perseguire una finalità ulteriore di beneficio comune e che quindi tenga conto anche di quello che è l'impatto della sua azienda. Non vi dico che felicemente ci ho perso, perché tutta quella struttura che avevamo disegnato è stata immediatamente cestinata. Io non avevo percepito che il problema del mio cliente non era quello di trasferire il passaggio generazionale, non era di affrontare il passaggio generazionale, ma di trasferire questo tipo di impostazione, di trasferire questo tipo di modello, questo paradigma imprenditoriale. Abbiamo quindi messo in stand-by, le riprenderemo sicuramente, ma l'esigenza vera, che vi confesso non avevo colto e solo dopo tante riunioni è emersa, è stata questa, e quindi si è avviato tutto un ragionamento che va in quel senso. E così ho conosciuto Nativa, che è una società particolarissima, perché questo mi permetti Guido di dirlo io, è la prima società benefit italiana, prima B Corp europea, e vedremo che l'opera dei fondatori, Paolo De Cesare e Eric Zichieli, è quella che poi ha spinto a tutto un movimento che sta crescendo a livello esponenziale, che ha condotto poi all'adozione della legge sulle società benefit, che è un piccolo compendio normativo che si trova in appendice alla legge di stabilità del 2016. Quindi io non rubo altre parole, come struttureremo l'evento di oggi? Cerchiamo di capire in quale contesto socio-economico noi ci muoviamo, quali sono i presupposti che hanno condotto a coinvolgere il business, quindi la realtà imprenditoriale, nel raggiungimento poi di quelli che sono obiettivi di scala globale, perché abbiamo l'agenda ONU 2030 che praticamente è dietro l'angolo, e quindi come si è creato tutto questo ecosistema che favorisce il ruolo dell'azienda per il raggiungimento di determinati obiettivi. Seguirà poi un intervento che riprenderò io, più dedicato agli aspetti normativi delle società benefit e alla certificazione, a come si arriva poi alla certificazione B Corp, che è il più alto livello di standard non finanziari. Lascio quindi volentieri la parola all'amico Guido Ferrari Bravo, Evolution Guide di Nativa. Guido, grazie mille prima di tutto per aver accettato, a nome dell'Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali, grazie per aver accettato il nostro invito, per voler condividere con noi quello che è la tua conoscenza, la tua esperienza. Parlaci prima di tutto di Nativa, però. Grazie Luigi e buonasera a tutti. Sì, avevo mostrato la slide con l'agenda che hai già narrato a voce, quindi dirò qualcosa su Nativa molto rapidamente, poi ci saranno altri elementi che emergeranno e poi vedremo appunto, condurrò io questa seconda parte, quindi col contesto, cosa sta succedendo intorno a noi, quali sono gli elementi che dobbiamo valutare di ciò che sta accadendo a livello sociale e a livello ambientale intorno a noi. Siamo in giorni drammatici, giorni in cui c'è una siccità, se parlate con aziende in ambito agricolo sono abbastanza sul disperato e non solo, anche nelle grandi città sta cominciando la minaccia dell'assenza di acqua o del razionamento. Quindi quali sono alcune dinamiche che dobbiamo iniziare a vedere, poi con te vedremo appunto i nuovi paradigmi di business, come stavi dicendo, e poi avremo spazio per domande. Non perdo altro tempo, vado avanti con qualche parola in più di quella che hai detto già su Nativa. Noi ci definiamo come regenerative designers. Sostanzialmente Nativa è una società di progettazione, questo anche da codice Adecco,
che fa consulenza strategica al 100% su tematiche di sostenibilità. Questo significa che lavoriamo con aziende piccole e grandi, di servizi, di prodotto, tutte aziende prevalentemente che sono aziende di profitto, quindi che hanno come obiettivo quello di generare un profitto, ma che vogliono intraprendere una strada per cui, oltre al profitto, vogliono accompagnare anche un beneficio sociale e ambientale che appunto l'azienda vuole ricreare. E questo concetto è il concetto di rigenerazione che vedremo fra poco. Quindi aiutiamo le aziende a incorporare concetti di rigenerazione nel loro modello di business. Per fare un esempio pratico di quello che facciamo, anni fa lavoravamo con Geox, qualcuno di voi riconoscerà queste scarpe, al di là del modello sono quelle che usano i ragazzi intorno a, non so, 10, 12, 15, 14 anni, le cui suole si illuminano mentre i ragazzi camminano. Sono anche scarpe, tra l'altro, che sono utilizzate per poco tempo, perché il piede, del ragazzo, della ragazza in quell'età cresce rapidamente. Bene, lavoravamo con Geox, abbiamo fatto una serie di workshop anche con i designer, e tra i quali anche quello che ha inventato Mario, nello specifico, che ha inventato questo tipo di scarpa. Aveva una caratteristica che tra l'altro Geox aveva brevettato, poi è stata copiata in tutto il mondo: le batterie che alimentano le lampadine che sono nella suola erano vulcanizzate attraverso un processo studiato ad hoc nella suola. Questo significa che la scarpa dopo un anno andava in discarica e la batteria non era svincolabile dalla sua suola, creando sostanzialmente, a fronte di 2 milioni di scarpe vendute, 4 milioni di batterie in discarica. Queste sono le esemplificative, ma al di là di questo capite il danno ambientale che una scelta progettuale sbagliata ha creato appunto nel nostro mondo. Allora, cosa abbiamo fatto? In questi workshop dialogavamo con dei criteri di sostenibilità, principi di progettazione sostenibili con i designer, e Mario proprio ci abbiamo parlato a fine workshop, perché è un po' crucciato. Lui aveva capito che nella progettazione di quella scarpa aveva inseguito dei criteri di performance, di estetica, di vendibilità, ma al di là di questo si era dimenticato di un principio, e se ne era reso conto proprio il principio dello smaltimento, il principio del riutilizzo in qualche maniera di un corretto smaltimento appunto del bene. E se l'era dimenticato, è un criterio nuovo che entrava nella progettazione. Questo è il tipo di lavoro che facciamo, e quindi da quel momento Geox cosa ha fatto? Ha cambiato il suo iter di costruzione di queste scarpe, di realizzazione, tanto che le batterie adesso sono almeno, le si può togliere dalla suola e quindi sono smaltibili in maniera differenziata. Il concetto di rigenerazione insomma, questo è un esempio pratico di quello che è il concetto appunto di rigenerazione, che va oltre al concetto di sostenibilità. Chi è esperto in disequazioni, questa è una disequazione in cui il valore di input che viene utilizzato da un'azienda per funzionare. Pensate a un'azienda come una scatola nera. Cosa entra dentro? Entra un valore economico, diciamo, i capitali che servono a pagare le materie prime, le persone dell'azienda, ma entra anche un valore sociale e un valore ambientale. Pensate al valore ambientale delle materie prime, dei semi lavorati che un'azienda utilizza per funzionare, e pensate per esempio al valore sociale legato al tempo delle persone che lavorano in azienda o alle condizioni di lavoro della catena di distribuzione e fornitura. Tutto questo valore l'azienda lo incorpora e genera un prodotto e ovviamente o un servizio a seconda dei casi. Allora, il tema è misurare quello che è l'output generato dall'azienda e paragonarlo rispetto all'input. Un'azienda rigenerativa è un'azienda che riesce a massimizzare l'output a parità di input. E quindi questo è il concetto chiave. Oggi, per fortuna, dopo anni di test e tuttora discussioni varie in corso a livello internazionale, abbiamo dei sistemi per misurare questi valori e per quindi valutare proprio questa disequazione a livello di singola azienda. Queste sono alcune delle aziende con cui lavoriamo. Notate i nomi di aziende di servizi, aziende di prodotti, aziende quotate o meno. Sono tutte aziende, alcune di queste hanno deciso di diventare B Corp certificate, altre si stanno misurando e stanno via via migliorando il loro impatto attraverso dei piani che costruiamo insieme, attraverso gli strumenti e i modelli delle B Corp e delle Benefit Corporation. Andiamo a vedere rapidamente il contesto. Appunto, dicevamo prima quali sono le dinamiche che ci circondano al giorno d'oggi. Questa è una curva che ormai tutti siamo abituati a vedere tutti i giorni, una curva che descrive l'andamento dei casi Covid. Questo addirittura proprio all'inizio, i primi mesi in cui poi ci siamo chiusi in lockdown, ed è una curva esponenziale. La curva esponenziale di per sé è lontana dall'immaginario comune che è abituato a ragionare in termini lineari, ed è il motivo per cui il Covid ha avuto un impatto positivo che ci ha reso coscienti di quello che significa dover affrontare gli effetti esponenziali di un determinato fenomeno. Ci siamo dovuti chiudere in casa, abbiamo dovuto fermare il traffico aereo, le industrie si sono fermate, questo ha causato anche una crisi economica
di dimensioni epocali. La cosa importante però è capire appunto che cos'è un esponenziale. Quindi questa prima sezione sarà sostanzialmente, il sottostante sarà capire cos'è un esponenziale. Ecco, questa è una vignetta proprio di quell'epoca, quindi stiamo parlando dell'estate del 2020, in cui degli scienziati sono attenti ad analizzare le curve legate alla crescita, alla decrescita dei casi Covid e ignorano quelle curve apparentemente, ma insomma, secondo molti scienziati, potenzialmente molto più impattanti sulle nostre stesse vite, sulla stessa sopravvivenza dell'essere umano, legate a climate change. E in effetti questi ultimi 7 anni, e purtroppo anche il 2020 non ha fatto differenza, sono stati gli anni più caldi della storia. Quindi se pensiamo da quando ci sono misurazioni, ormai 200 anni circa, non ci sono stati anni così caldi come gli ultimi 7. Credo che questo sarà l'ennesimo anno record. Pensando alle medie internazionali, questo anche pensando al fatto che nel 2020 siamo stati tutti chiusi a casa, dicevo prima, traffico aereo, industrie ferme, e quindi uno ci sarebbe dovuto aspettare una riduzione, diciamo, delle temperature, almeno in via temporanea. Ebbene no, questi sono fenomeni che hanno un'inerzia tale che difficilmente appunto un evento disrupting come rimanere tutti a casa può rallentare in maniera sensibile il fenomeno. Questo è uno dei tanti motivi per cui l'Europa, il nostro continente, si è impegnato a diventare climate neutral 2050, quindi raggiungere la neutralità climatica. Ve la semplifico al massimo: quando si parla di carbon neutrality, climate neutrality, si parla di emissioni che hanno un effetto sul clima. Ormai credo abbiamo superato il 97% gli scienziati al mondo che ritengono che le attività umane, l'industria, le abitazioni, i trasporti e così via, siano la causa principale del climate change, quindi di questo aumento fenomenale delle temperature, straordinario delle temperature, e quindi gli stati, i governi, a livello internazionale c'è un continuo confronto che tende appunto a porre rimedio a questi temi. L'Europa ha fatto il suo e ha detto al 2050 divento climate neutral. Quindi, diciamo, davanti a noi abbiamo questa curva. Se vedete questo grafico che è stato emesso da McKinsey pochi mesi fa, mostra come negli ultimi 30 anni l'andamento delle emissioni di CO2 all'interno del continente europeo sia sceso anche in maniera sensibile. Cioè, parlando del 19% di riduzione, non male, visto che stiamo aumentando di popolazione, i nostri consumi, i nostri bisogni di energia sono in costante aumento. Ma pensate a che cosa significa arrivare al 2050 a zero. Dobbiamo fare uno sforzo molto più importante. Noi, insomma, molti di noi sono appassionati di sci in nativa, e quando abbiamo visto per la prima volta questo grafico abbiamo proprio visto una pista nera. Questo è quello che ci troviamo davanti a noi, è proprio una pista nera. Tra l'altro c'è anche un meno 55% al 2030, quindi un obiettivo, se ci pensate, veramente a breve termine, che è ampiamente sfidante. Quindi abbiamo davanti a noi due tipi di impresa: l'impresa o l'imprenditore, il shareholder, ma anche il management, che diciamo, aumentando il business aumenta la sua curva di emissioni, di consumo e così via. Invece l'azienda che si allineerà e arriverà ad aiutare il continente a fare proprio. Pensate per esempio alla Germania, che ha annunciato che, a fronte dell'impegno dell'Europa di diventare climate neutral al 2050, ha detto: io faccio al 2045, quindi faccio la mia parte nel venire incontro alle esigenze del mio continente, cercando appunto di arrivare prima a quell'obiettivo di neutralità. Tutto nasce, diciamo, ci sono vari momenti storici legati al climate change. Forse il momento più epico è stato il 2015, quando con la COP21 a Parigi i grandi del pianeta hanno siglato un accordo, l'accordo di Parigi così noto, che sostanzialmente prevede che tutte le aziende firmatarie, ho detto aziende, intendevo stati, pardon, si impegnino nel tempo a far sì che il loro apporto all'aumento della temperatura sia contenuto, per far sì che la temperatura media globale non superi di 1,5 gradi al limite 2 gradi di differenza rispetto all'epoca preindustriale. Quindi parliamo della media tra 1850 e 1880. Quindi prese quelle temperature, e questi stati si impegnano a non superare il più 1,5 gradi rispetto a quello. Evento epocale, Trump ne è uscito a suo tempo, significativo che Biden, come primo atto ufficiale della sua, diciamo, quando è entrato alla Casa Bianca, ha firmato il reintegro degli Stati Uniti all'interno dell'accordo di Parigi, e successivamente ha addirittura dichiarato che alla fine del decennio, del 2030, gli Stati Uniti avranno ridotto della metà le proprie emissioni, quindi un impegno importante. A livello italiano ci siamo allineati sostanzialmente all'Europa, significativo però che, questa è una notizia di 2 mesi fa circa,
abbiamo dopo 5 anni di iter legislativo, qua sono riportati 3, ma in realtà se parlate con senatori e con Parlamento, insomma, esponenti loro vi riveleranno che i lavori erano iniziati 5 anni fa, abbiamo cambiato 2 articoli della Costituzione. Un evento storico quello di cambiare 2 articoli della Costituzione, se ci pensate che nell'articolo 9 abbiamo inserito l'attenzione dello Stato, del governo, alle future generazioni. Questo è un elemento mancante all'interno della Costituzione e se pensate quanto è importante mettere le future generazioni, molto mi collego anche a quello che diceva Luigi, quando parlate con un imprenditore che pensa al ricambio generazionale, quanto è importante la futura generazione, le giovani generazioni al limite, nelle valutazioni dell'impresa. In questo caso, nelle valutazioni delle azioni che uno Stato mette in piedi. Articolo 41 invece si riferisce alle aziende, al mondo del business. Diciamo, qua forse non è così impattante, ma lo Stato italiano ha deciso di inserire in Costituzione il fatto che l'azienda non produca un effetto negativo sull'ambiente, sulla salute e così via. Quindi produca invece un impatto positivo. Vediamo a fronte di tutti questi impegni cosa è successo in questi anni. Partendo proprio dall'epoca preindustriale, 1880, sostanzialmente qui vediamo i vari stati del mondo, in blu se la temperatura diminuisce o in arancione e rosso se la temperatura aumenta rispetto alla media. E vediamo che fino al 1970 sostanzialmente vedremo che tra blu e rossi non c'è una sostanziale differenza, ma vedrete dal 70 e ancora più dagli anni 90 che il rosso si fa più presente, addirittura in maniera fastidiosa proprio negli ultimi anni. Questo grafico, se ricordo bene, sì, si ferma al 2017 e vedremo poi uno schermo immagine proprio adesso. Ecco, insomma, avete visto che cosa è successo, ci sono anche altri grafici che trovate anche in 3D interessanti online che vi fanno vedere come il trend al 2022 è esattamente lo stesso. Ecco, un tema che voglio farvi vedere è che Russia e Mongolia hanno già superato i 2 gradi limite che ci eravamo dati, con più 2,4 gradi, se leggo bene, più 2,2. L'Italia sta a più 1,4, quindi quell'ideale più 1,5 che ci siamo posti come obiettivo l'abbiamo già sostanzialmente raggiunto. Quindi di fatto siamo comunque in forte difficoltà. Tra l'altro le dinamiche ambientali sono correlate fortemente alle dinamiche sociali. Questa è una slide che raccoglie alcune conseguenze che ha avuto il Covid diciamo, dal punto di vista sociale. Se vediamo il 98%, dopo tutte le sfide, i discorsi a livello istituzionale sul gender equality, gender pay gap e così via, nel periodo Covid il 98% di chi ha perso lavoro è una donna. Questo è un evento, insomma, è un aspetto difficilmente accettabile. Qua vediamo un altro grafico, ci sarà anche un video che sostanzialmente fa vedere quanto sia variata nel tempo, dal 1800 a oggi, l'aspettativa di vita, quindi l'età che ci si può aspettare di rimanere in vita sul pianeta, e l'income, quindi insomma, gli introiti di una determinata persona. Qua ovviamente, cioè, pensando al 1800, lo stato più avanzato al mondo era l'Inghilterra, i colori rappresentano i vari continenti, l'Inghilterra è lo stato più avanzato. Se vedete, l'aspettativa di vita era 40 anni e l'income medio, insomma, adesso questo sarà 5.000 dollari riportati ai valori del tempo. E, scusate, mi sono perso il video, ok, scusatemi. Questa è la situazione, adesso mi dispiace non avervi fatto vedere il video, questa è la situazione nel 2018, ultimo anno del video, quindi questo è uno screenshot, che fa vedere come, al di là di come siano variate le dinamiche paese, continente e così via, però l'aspettativa di vita ora siamo intorno agli 80 anni, in 200 anni l'aspettativa di vita è raddoppiata. Quindi pensate alle conseguenze sui numeri della popolazione del pianeta e anche l'income medio. Stiamo parlando di 128.000 dollari al top, ma pensate come è aumentato in tutto il pianeta. Questo significa che negli ultimi anni, se trovate il video, e scusatemi per non averlo messo, vedrete che c'è proprio un esponenziale, quindi proprio negli ultimi anni questa curva sta salendo molto rapidamente, proprio andando verso la parte in alto a destra, e mostra come sostanzialmente i nostri modelli hanno prodotto un aumento della qualità della vita fenomenale. Abbiamo sanità gratuita o a basso costo, abbiamo cibo, educazione. Se posso interromperti un attimo, se posso esserti di aiuto, posso provare a proiettare io il video, riprendo un attimo lo schermo. Sì. Se tu ritieni che sia utile per la tua presentazione, ovviamente, però vedo che andavi molto spedito. Quindi sì, se no, guarda, posso... abbiamo detto molto, okay. E quindi andrei avanti, andrei sì, spedito. Un'altra
dinamica sociale che notiamo è quando diciamo, la ricchezza si concentri nelle mani di poche persone. Qua vediamo che nel 2010, questo è un report che fa Oxfam, che è una non profit, con svariati scienziati al suo interno, e misura ogni anno, trova una serie di indicatori tra i quali quanti miliardari sono necessari per compensare la ricchezza della metà più povera della popolazione. Quindi in questo caso l'ultimo report aveva una popolazione mondiale di 7,2 miliardi, quindi la metà della popolazione sono i 3,6 miliardi più poveri, la loro ricchezza da quante persone era detenuta. E nel 2010 erano 388 persone, riempivano un Boeing tutte queste persone, ma se vedete, e questa è anche una curva esponenziale, questa ricchezza si è andata concentrando fino ad arrivare a 8 persone. 8 persone che detengono la ricchezza della metà, pari alla metà più povera della popolazione. Uno di questi paperoni, chiamiamoli così, è Jeff Bezos, l'ex amministratore, comunque founder di Amazon, che insieme ad altri 180 CEO, se vedete, nell'agosto del 2019, firmano tutti insieme, qui dentro c'è Apple, c'è American Express, Coca-Cola, Goldman Sachs e così via, creano un'associazione che si chiama Business Roundtable e firmano questo statement, quindi pubblicano questo statement in cui si impegnano a considerare gli stakeholder all'interno della loro attività aziendale, quindi di non concentrarsi solamente sul valore destinato agli shareholder, agli azionisti, ma in generale a tutti gli stakeholder, pensate ai clienti, pensate ai lavoratori, pensate alla comunità in cui queste aziende operano. Ne è nato uno scambio, perché le B Corp americane hanno comprato pagine di giornale per dire: ok, cari amministratori della Business Roundtable, let's get to work, lavoriamo insieme a questo obiettivo, perché questi modelli, diciamo la centralità dello stakeholder nella mente dell'imprenditore, questi modelli noi li promuoviamo da svariati anni. C'è stato un dibattito in America, è arrivato anche in Italia e in Europa, perché appunto Nativa con le altre B Corp italiane hanno dato lo stesso messaggio, non tanto destinato a Jeff Bezos, ma più che altro alle aziende che sono interessate a inserire dei modelli di rigenerazione all'interno del loro modello di business. E quindi il messaggio era analogo: mettiamoci al lavoro, noi insieme ad altre B Corp dell'epoca abbiamo fatto lo stesso ragionamento. È nato appunto un dibattito anche in Italia che parla proprio di capitalismo. Il capitalismo è rotto, ma forse è aggiustabile. Il capitalismo non è cattivo, è solo rotto. E De Bortoli che dice: sarà sincera questa svolta green? Ci sarà o c'è tanto di greenwashing? E chiude la chiosa il Financial Times, che a piena pagina dice: capitalismo, time for a reset. Poi sotto scrive, se vedete, business must make profit, quindi il business deve fare profitto, ma deve seguire anche una vocazione, deve essere ispirato da una vocazione. Quindi bene il profitto, ma è importante avere anche una vocazione che ovviamente abbia delle ricadute sociali e ambientali per l'impresa. E questo è anche il filone di Larry Fink. Se non lo conoscete, Larry Fink è il CEO e presidente del più grande fondo al mondo, BlackRock, che gestisce oltre 10.000 miliardi di dollari, sarebbe, se fosse uno Stato, sarebbe il terzo al mondo dopo Stati Uniti e Cina per PIL. E lui, Larry Fink, ogni anno scrive una lettera ai suoi investitori, a fondo, quindi a tutti gli investitori con cui parla, e dall'altra parte alle aziende partecipate, tra cui Intesa San Paolo, tra cui Enel, tra cui Snam, per fare degli esempi. Quindi scrive ai vari Messina, Alverà, e adesso non c'è più, Venier di Snam e così via, e scrive delle lettere dicendo: cari CEO miei partecipati, di cui detengo magari il 5% delle vostre azioni, sappiate, questo l'ha scritto nel 2018, che senza una vocazione, senza aver identificato una vostra vocazione e averla in qualche maniera messa al centro del vostro business, nessuna società, che sia privata, che sia pubblica, quotata, potrà raggiungere il suo pieno potenziale. Questo è un concetto, con tutte le critiche che si può fare a BlackRock, però è un concetto che lui espone in maniera molto chiara e molto forte. Per noi è chiaro, il pieno potenziale dell'impresa non è esclusivamente misurabile con il profitto, ma servono altre metriche, nuove metriche, per andare a misurare effettivamente poi il potenziale anche in termini sociali e in termini ambientali. Tant'è vero che BlackRock a fine anno, inizio di questo, ha emesso 5 linee guida per le aziende partecipate su come migliorarsi nel tempo. Intanto tutte e 5 riguardano i temi di sostenibilità, questo credo sia sensazionale.
Si parla di rischio climatico, si parla di diversità all'interno del board, quindi del CDA, si parla di reporting e quindi di temi di trasparenza, si parla di compensation degli executive delle aziende con parametri ESG. E l'ultimo tema, si parla di cambio di forma legale. Capiremo meglio che cosa siano le società benefit, ma BlackRock parla chiaramente con le proprie partecipate della valutazione di diventare una benefit corporation o una società benefit, come si chiama in Italia. Quindi è chiaro che BlackRock ha esplicitamente espresso questo concetto. Il secolo scorso, il secolo della shareholder value, la suddivisione dei profitti tra gli azionisti, invece siamo in un secolo dove siamo al centro della stakeholder value, quindi un'attenzione a tutti i portatori di interessi, non esclusi gli azionisti. E quindi il modello di business sta cambiando, quello che ci ha accompagnato fino adesso e ci ha garantito quel fenomenale miglioramento della qualità e dell'aspettativa di vita non potrà essere quello che ci porterà nel futuro. Sostanzialmente per un motivo molto banale. Noi siamo in un pianeta Terra, che conoscete tutti, e che ha due caratteristiche. È un sistema aperto per energia, ma chiuso per materia. Quindi sostanzialmente, se ci pensate, l'energia solare che attraverso l'atmosfera arriva sulla Terra, la possiamo catturare e utilizzare, quindi è un sistema aperto per energia. Ma se pensate alla materia che è sul computer davanti a voi, o il cellulare che avete in mano e così via, o il quaderno e la penna, quella materia, quel materiale di cui sono fatti questi beni, è la stessa che c'era 3 milioni di anni fa, o 3 miliardi di anni fa, quando volete. È quella materia trasformata, rilavorata e così via. E questo provoca alcune caratteristiche. Diciamo, questo concetto è riassunto da alcuni scienziati come astronave Terra. Parlano molti di astronave Terra. Sostanzialmente, se ci pensate, siamo su un'astronave, viaggiamo nello spazio, e una scelta che viene fatta magari in questa parte dell'astronave in qualche maniera si ripercuote anche sull'altra parte dell'astronave. Cosa succede se stiamo su un'astronave, abbiamo la cloche davanti e abbiamo degli allarmi? Abbiamo tutta una serie di spie che si accendono. Una di queste spie è legata all'equipaggio. Noi, se ci pensate, abbiamo raggiunto in 3,8 miliardi di anni il primo miliardo di persone, nel 1804, e poi, se vedete quanto ci è voluto per raggiungere un nuovo miliardo di persone alla totalità, vedete anche qua una curva esponenziale. Ora siamo in una situazione in cui circa ogni 12 anni si aggiunge un nuovo miliardo della popolazione. Questa è proprio purtroppo una curva esponenziale. E eccoci, questo provoca tutta una serie di ricadute esponenziali anch'esse sulle attività umane e sui sistemi naturali. Pensiamo al GDP, ovviamente, anche come dinamica positiva, ma questo si porta appresso il consumo di fertilizzanti, la produzione di carta, l'utilizzo di acqua e così via. E quindi a livello ambientale abbiamo un aumento esponenziale della diossido di carbonio, sarebbe la CO2, l'anidride carbonica anche detta, e così come tutte queste altre curve, tutte caratterizzate da un andamento esponenziale. Questi, diciamo, gli impatti di questi esponenziali sono intorno a noi. Questa è una foto tratta da The Guardian, che fa questa foto a Bali, e sostanzialmente mostra come intorno a noi questi fenomeni stiano producendo degli effetti ben visibili. In questo caso, spiaggia meravigliosa rovinata dai rifiuti nell'acqua. Si conta che nel 2050 negli oceani intorno al mondo, nel mondo, ci saranno più pezzi di plastica che pesci. Non solo intorno a noi, quindi pensate alle discariche oltre all'aspetto mare, ma anche dentro di noi sta cambiando la nostra conformazione. Queste sono le tossine registrate nel latte materno di una donna del Nord America. Pensate al fatto che la figlia che si sta allattando in questo momento avrà ancora più tossine all'interno del proprio latte. E quindi anche dentro di noi sta cambiando, sta avendo un impatto questo fenomeno. Questo è il motivo per cui è fondamentale capire cosa sia una curva esponenziale. Facciamo alcuni esempi pratici. Molto spesso noi nei webinar che teniamo, uno di questi è popcorn. Se avete mai fatto popcorn, sapete che microonde, padella è uguale. Per il 95% del tempo sembra non accada nulla, no? Cioè, il fenomeno non è, sembra non iniziato, poi nell'ultimo 5% c'è l'esplosione dei popcorn e quindi ci si rende conto che il fenomeno è iniziato all'inizio, quando abbiamo acceso la fiamma o il microonde. Questa è una curva esponenziale. Così come, altro esempio non immediato, questa è una foto a Via della Conciliazione a Roma, che la notte dell'elezione di Papa Ratzinger, 2005, se vedete in basso a destra, notate l'unico cellulare registrato in questa foto che cercava forse di fare una delle prime foto
probabilmente 4 pixel che si poteva fare. Stesso visuale, via della conciliazione, elezione di Papa Bergoglio 2013, vedete che l'impatto è nettamente diverso. Chiunque ha un cellulare, chiunque sta cercando di fare una foto all'evento. 2020 addirittura non ci sono neanche più gli esseri umani, c'è solo la tecnologia. Quindi questo è come gli esponenziali hanno trasformato il nostro modo di vivere, in questo caso un evento sacro. Allora vi invitiamo a fare un esercizio. Se avete un foglio davanti a voi potete anche provare a farlo. Provate a piegare questo foglio, idealmente o nella pratica, 13 volte. Se lo piego una volta un foglio lo spessore raddoppia, se lo piego due volte lo spessore quadruplica. Cosa succede se lo piego 13 volte? Per farlo vi invito col cellulare a inquadrare il QR code oppure andare su menti.com e digitare questo codice. Intanto interrompo un attimo la condivisione per mostrarvi il risultato. Mi sono sbagliato. Eccoci qua. Ecco, qualcuno ha già votato. Vi invito a andare su menti.com e usare questo codice per votare. Eccoci, qualcuno. Sostanzialmente possiamo decidere se piegando 13 volte un foglio otterremo un opuscolo, un libro possiamo immaginare 10 centimetri, una sedia, oppure meno o più delle altre risposte. Abbiamo due risposte per il momento. La prima forse è stata casuale. Se avete problemi potete andare col vostro cellulare o computer su menti.com e inserire il codice che vedete qua in alto per esprimere la vostra scelta. Mentre provate vi faccio vedere, ecco adesso sono arrivate alcune risposte tutte insieme, benissimo, la sede non opuscolo, non c'è una decisione completa, prioritaria, ma sappiate che è il record del mondo. Al MIT, così sapete cosa fanno le università americane, hanno preso 16 km di carta igienica, l'hanno piegato 13 volte ottenendo quella che potrebbe essere l'altezza di una sedia, insomma, diciamo un metro di altezza più o meno. È il record del mondo 13 volte. Quindi cosa succede se io piego 42 volte il foglio? Riprendo il foglio, sappiamo che non potete farlo con un foglio normale perché appunto raggiungereste il record del mondo, ma pensate di raggiungerlo, di piegare questo foglio 42 volte. Vi invito a di nuovo, eccoci qua, ad andare su menti.com, aggiornare la pagina, oppure andare su menti.com da zero e inserire il codice che vedete qua in alto per votare nuovamente. Ci sono svariati autobus. Double decker. Mi chiede la registrazione Mentimeter, però. No, su menti.com, devi andare su menti.com, non Mentimeter. È Menti, ecco. Menti.com. Sì, eccomi. Abbiamo 4 autobus, due grattacieli, perfetto. L'Everest è stato ignorato. Benissimo, sappiate che la risposta è la distanza tra la Terra e la Luna. Quindi piegando 42 volte un foglio raggiungete la Luna. Cosa significa che avete fatto 384.000 chilometri? Ma soprattutto che se lo piegate una volta in meno, non 42 ma 41 volte, voi siete a metà della distanza tra la Terra e la Luna. Quindi capiamo che un fenomeno esponenziale nelle ultime sue fasi sono quelle in cui c'è il maggiore impatto. Detto ciò, quindi quando guardiamo una curva come quella delle emissioni di CO2 in atmosfera, che ha questo fenomeno esponenziale, sappiamo, ricordiamoci che siamo in un sistema chiuso per materia, aperto per energia, e questo significa che dobbiamo preoccuparci, dobbiamo in qualche maniera trovare una soluzione. Einstein diceva che non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di pensiero che abbiamo utilizzato quando li abbiamo creati, quindi sostanzialmente qua dice se utilizzi una mentalità lineare poi e hai un problema esponenziale dobbiamo necessariamente cambiare modalità di pensiero tutti quanti.
Vi lascio poi alle parole di Luigi e poi riprenderò più tardi con questo report di Edelman che parla del ruolo dell'impresa, perché Edelman è una società di consulenza americana che ogni anno intervista circa 30.000 persone nel mondo per chiedergli come, tra le varie cose, si chiama Trust Barometer, questo tipo di analisi, come queste entità, governi, media, ONG e business sono posizionate in relazione a etica e competenza. Quindi sostanzialmente è la competenza per risolvere i problemi che abbiamo davanti a noi e l'etica, quindi quanto siano purpose driven, quanto siano guidate da principi etica nella risoluzione di questi problemi. Se vedete, questo è il report 2020 che dice sostanzialmente che nel quadro in alto a destra non c'è nessuno. Non c'è nessuno che sia etico, che competente e che quindi può aiutarci a risolvere le sfide del XXI secolo. Report 2021, incredibilmente, nasce il business, che è l'unica entità in grado, secondo queste 30.000 persone con cui ha interloquito Edelman, l'unica entità in grado di risolvere questo tipo di problematiche. Questo è significativo, questo report del 2021, perché al di là del fatto che salgono un po' tutti in termini di etica, forse meno in competenza, più o meno rimangono tutti pari o scendono di poco, però il mondo del business è chiamato, secondo appunto queste 30.000 persone intervistate, è chiamato a un ruolo di attore, non solo spettatore, nella soluzione dei problemi del pianeta. Addirittura nel 2022 cresce ancora l'etica del business, entra nel riguardo in alto a destra anche le ONG, che quindi acquisiscono, almeno nella percezione pubblica, competenza e risoluzione di queste tematiche, ma vedete il governo, che è sempre meno etico e meno competente, i governi del pianeta, ritenuti sempre meno in grado di risolvere effettivamente le sfide che ci troviamo di fronte. Con ciò vi saluto per ora, vi lascio alla condivisione anche dello schermo da parte di Luigi e riprendo più tardi. Sì. Grazie mille Guido, soprattutto per essere stato molto dinamico e soprattutto nei tempi. Se ci sono delle domande, invito tutti a disattivare il microfono che è muto e poterle formulare, o se volete scrivere potete scrivere in chat. Io provo a ingrandire, non so perché non ci riesco, ecco. Allora, le riflessioni che emergono dalla relazione di Guido sono tante. A me la parola che viene più in mente è cambiamento. Cambiamento di abitudini che noi possiamo fare come consumatori, come individui, ma cambiamento soprattutto come se abbiamo un'impresa, farlo come imprenditori, farlo come consulenti, perché è in corso un cambiamento storico che davvero non ha precedenti. E mi permetto anche di aggiungere un'enfasi. Noi siamo probabilmente la prima generazione in assoluto nella storia proprio dell'umanità, del pianeta Terra forse, la prima generazione che sta affrontando questo cambiamento così radicale. E siamo i primi che possono provare ad adottare quantomeno delle soluzioni per calmierare, se non addirittura nell'ipotesi migliore a risolvere, i problemi che abbiamo davanti. Il paradigma capitalistico che è stato adottato finora non è che non funzioni, non è che non va bene, non è che non vada bene la divisione degli utili, attenzione, o il perseguimento dello scopo lucrativo, la massimizzazione dello scopo lucrativo. Probabilmente è un sistema che però attualmente non è adatto per vincere quelle sfide che inevitabilmente ci si pongono davanti e che sono state ben illustrate dalla relazione di Guido. Il momento storico quindi che cosa favorisce? Favorisce l'impiego del business come forza propositiva per creare una società più giusta, inclusiva e che possa essere anche rigenerativa della biosfera e che possa sancire quindi in maniera definitiva quello che è il passaggio dalla cosiddetta shareholders economy, quindi un sistema che tiene conto solo delle esigenze degli azionisti, dei soci, per passare a una stakeholders economy che quindi tenga conto di tutti i cosiddetti portatori di interesse e quindi che sia capace di creare un valore condiviso nel lungo periodo. Se noi ci pensiamo, la il business altro non è che una forma tecnologica di fare delle cose. Il business non esiste in natura, come la tecnologia d'altronde non esiste in natura. È qualcosa che è stato inventato dall'uomo. E quindi quando l'uomo, questo per dire cosa, che quando l'uomo ha inventato il business e questa tecnologia l'ha dotato di un software dedicato, di un sistema operativo proprio, con delle proprie caratteristiche, che però ha come finalità unica quella di produrre del profitto. Lasciando fuori le persone,
l'ambiente e le altre, appunto, ripeto, portatori di interesse. Oggi abbiamo l'opportunità di formattare, di resettare e installare un nuovo software operativo nel business inteso come tecnologia e quindi reinventarlo, ed è quello che fanno le migliori imprese sul pianeta. Queste aziende sostanzialmente si chiamano B Corp. Questo è un articolo che ci piace portare perché è interessante. Da qui le B Corp nascono sostanzialmente come movimento negli Stati Uniti nel 2005. Oggi costituiscono una comunità globale di oltre 5.000 imprese che operano in 150 settori diversi. Nativa si è avvicinata al modello di B Corp nel 2011 proprio grazie a questo articolo dell'Harvard Business Review, che già 10 anni fa, in un contesto completamente diverso, parlava, vedete in basso a sinistra, di For Benefit Enterprise, quindi come il quarto settore dell'economia che stava emergendo con una forza in grado di cambiare il paradigma del capitalismo. Quindi Nativa si è un po' riconosciuta in questo sistema, e quindi che cosa ha fatto? Ha deciso di adottare il modello giuridico delle benefit corporation, intervenendo sul cambio di statuto e quindi inserendo nell'oggetto sociale, oltre alle finalità del profitto, anche le finalità specifiche di beneficio comune, di beneficio ambientale e beneficio sociale. In questo modo è diventata di fatto la prima benefit corporation al di fuori degli Stati Uniti. Di fatto, perché l'ordinamento giuridico italiano ancora non prevedeva una norma ad hoc per le società benefit che quindi legittimasse questo status legale. Se si prende il codice civile, infatti, si legge che l'azienda nasce per generare e dividere gli utili. Capite quindi che invece inserire come altre finalità, che sono quelle di perseguire l'esercizio di attività, altre finalità, costituisca un cambio radicale di paradigma. E questo ci dimostra che oggi il modello che crea è ben indicato da questa immagine, perché le benefit corporation rientrano decisamente, o meglio, il settore for profit, che quindi ha lo scopo di dividere, di distribuire dividendi agli azionisti, rientra per intero nel benefit model, che ha anche come scopo quello di creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholder, toccando però alcuni aspetti del non profit, quindi avere un impatto positivo su persone e ambiente. Si dice spesso, e questa mi piace molto come frase che vi riporto, che le benefit corporation, società benefit e benefit corporation, non ambiscono in un sistema capitalistico ad essere le migliori del mondo, ma essere le migliori per il mondo, quindi riuscire a coniugare entrambe le finalità. Quindi vi è un impegno sancito nello statuto, che è quello di perseguire questo valore condiviso e duraturo nel tempo, e che viene fatto attraverso la misurazione, tramite una misurazione delle performance non finanziarie, che viene fatto con un tool specifico che si chiama B Impact Assessment, e che d'altronde non è neanche un atteggiamento molto lontano dalla nostra cultura, perché Adriano Olivetti, che già tantissimi anni fa parlava dell'indice di profitti come incapacità di essere l'unico fine dell'azienda, quindi parlava di destinazione, parlava di vocazione anche all'interno della vita di una fabbrica. E che cosa è successo? Come raccontavo prima, lo statuto di Nativa a questo punto è cambiato, è stato inserito se vedete in calce, la società vuole accelerare una trasformazione positiva nei paradigmi economici di produzione e consumo culturali. Insomma, vedete che le attività mirano a creare un beneficio inteso come impatto positivo. Che cosa è successo? A seguito della modifica dello statuto è stato depositato, voi sapete che poi deve essere depositato al registro delle imprese, e io mi immagino il funzionario della Camera di Commercio di Milano che, incrociando gli occhi, diceva: ma di che cosa state parlando all'interno di questo statuto? Per cui non era compliant in effetti al dettato normativo, per cui è stato rigettato. Ma non una, 4 volte. Questa è stata la molla che ha spinto Eric Ezechieli e Paolo Di Cesare, insieme all'instancabile opera del senatore Del Barba, a portare all'adozione della legge sulle società benefit. Che cosa vuole sostanzialmente? Allo scopo che lo troviamo, sono i commi da 376 a 384 della legge 208 del 2015, allo scopo di promuovere la costituzione, favorire la diffusione di società denominate società benefit, che sono, attenzione, quelle società che nell'esercizio di un'attività economica, quindi svolgendo attività economica,
oltre allo scopo di dividere gli utili, che è il tipico scopo previsto dal 2247 del codice civile, perseguono anche una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali e sociali, enti, associazioni e gli altri portatori di interesse. E sono queste le società che oggi, adottando questo paradigma, si vanno a collocare in un'ottica strategica sul mercato, che è sempre più sensibile a premiare questo tipo di società. Ma non solo, tramite i fondi che arrivano da BlackRock, che magari vuole investire su questo tipo di società, ma anche nei piccoli investimenti e nelle piccole scelte quotidiane di tutti quanti i consumatori. E qual è quindi lo status legale delle società benefit? Prima di tutto, che cosa accade all'indomani dell'adozione di questo modello normativo? Questo è importante che noi riusciamo a saperlo, perché anche in una fase di confronto poi con un nostro cliente è importante riuscire a dare degli input, salvo poi rivolgersi agli specialisti di riferimento. Prima di tutto c'è una richiesta della legge, che è quella della modifica dello statuto. Alla modifica dello statuto consegue quindi l'obbligo dell'amministratore di perseguire l'oggetto sociale, che quindi ha sdoppiato la propria finalità in lucrativa e anche di perseguimento di un impatto benefico. A questo si affianca la redazione della relazione d'impatto, che deve essere ovviamente pubblicata sul sito dell'azienda, deve essere proprio allegato al bilancio, e l'introduzione di una figura nuova, che è la nomina del responsabile d'impatto, che può essere interno o esterno all'azienda, che è il soggetto che misura sostanzialmente le performance non finanziarie, individua degli obiettivi e ne cura il perseguimento di questi obiettivi in accordo con quello che è stato definito nello statuto sociale. La prima legge è stata adottata nel 2010 nello stato del Maryland. Attualmente la legislazione statunitense è molto matura sul punto, ci sono circa 38 leggi approvate, 38 stati che hanno adottato una legge. L'Italia, plauso al nostro paese, è il secondo paese fuori degli Stati Uniti, quindi il primo paese al di fuori degli Stati Uniti ad aver adottato una legge, sulle società benefit. La comunità sudamericana, come potete vedere dalle bandiere, è molto forte e molto sensibile a questo tema. Credo ci sia anche Panama, correggimi se sbaglio, Guido. Giusto, si è unita adesso. Insomma, c'è quindi un fermento da questo punto di vista dei governi ad adottare questo modello legislativo. Il secondo passaggio, una volta adottato il modello giuridico, è quello di andarsi a misurare. Il Benefit Impact Assessment è un modello straordinario che è stato elaborato sostanzialmente da B-Lab, che è l'ente no profit che si occupa di conferire la certificazione B-Corp, e che, attenzione, è un tool gratuito. Io vi invito tutti quanti a misurarvi o a provare a misurare un'azienda di quelle che voi conoscete, per vedere qual è il risultato. Strumento molto sfidante, che si divide in 5 aree, che poi sono le stesse aree della legge sulle società benefit: quindi la governance, i lavoratori, la comunità, l'ambiente e ovviamente anche i clienti. Quindi sono le 5 macro aree dove, attraverso 208 domande, un questionario veramente molto robusto, vengono valutate le pratiche, le buone pratiche o l'assenza di buone pratiche da parte dell'azienda, che possono dimostrare che sia sostenibile nel lungo periodo. Vedete che la governance tiene conto, per esempio, della responsabilità, della trasparenza, di quanto è forte la mission e il coinvolgimento, così come l'attenzione ai lavoratori in materia di formazione personale e tecnica, di qualità dell'ambiente lavorativo, salute e sicurezza. Qual è l'impatto che la società ha in termini sulla comunità? Quanto è inclusiva la società in relazione a tutta quanta la comunità? Qual è l'impatto sull'ambiente? Qual è l'impatto del prodotto e del servizio sui clienti? Perché spesso si commette l'errore di pensare che sostenibilità sia solo legata alla sostenibilità ambientale, che sicuramente è un segmento, senza dubbio il segmento più importante, ma anche l'inclusione, la trasparenza sono valori altrettanto importanti che la società benefit e la B Corp può arrivare ad ottenere. Che cosa accade? Nel momento in cui noi ci andiamo a misurare con questo strumento, ha un range da 0 a 200 punti, ci consente anche di disegnare, tra virgolette, una sorta di profilo di sostenibilità e fissare poi un piano di miglioramento per, una volta magari non aver raggiunto il punteggio al quale si ambisce, poterci comunque arrivare tramite una serie di attività. E non da ultimo,
questo strumento è collegato alla contribuzione 17 Sustainable Development Goal delle Nazioni Unite 2030. Non solo, vabbè, lo dirò più avanti per non spezzare il discorso. Che cosa accade? Nel momento in cui da questa misurazione il punteggio realizzato è pari a 80 punti, siamo arrivati a quel passaggio ben evidenziato da Guido di trasformazione da un paradigma estrattivo a un paradigma rigenerativo. Quindi l'input che io prendo è inferiore rispetto all'output che genero io imprenditore con la mia azienda, e quindi questo è ciò che consente di durare poi nel lungo periodo. Guardate che il B-Impact Assessment è uno strumento molto, molto sfidante. Considerate che 200.000 aziende si misurano annualmente con il BIE. 5.100 superano gli 80 punti. La media è 51. Quindi è davvero necessario iniziare a prendere confidenza con questa grammatica di strumenti, perché poi presto o tardi ci troveremo che fornitori, banche, chiunque si sia, voi sapete che ecco, spesso poi anche gli istituti bancari hanno i loro strumenti dedicati per misurare la sostenibilità. Il BIA consente di dare quantomeno un linguaggio comune, e la media del risultato attualmente è 51, quindi vuol dire che c'è ancora sicuramente del lavoro da fare. Nel momento in cui noi riusciamo a determinare il punteggio, riusciamo anche a disegnare il profilo. Per esempio, questo è il profilo della società Patagonia, che sicuramente chi è appassionato di trekking come me, di attività outdoor, conosce. È quella società che si occupa di abbigliamento prevalentemente e di attrezzatura per l'attività outdoor, ed è un grande protagonista, un grande leader della community dei B Corp. E questo è il profilo di Patagonia. A questo, per esempio, si aggiunge il profilo di Chiesi, totalmente diverso, Chiesi società del mondo farmaceutico, così come Danone, grande colosso alimentare, vedete che ha un profilo del tutto diverso. Ora mi viene da dirvi, secondo voi qual è il migliore? Quello di Patagonia, che è più sbilanciato verso l'ambiente? Quello di Chiesi, che è più sbilanciato verso i clienti? Quello di Danone, che a me personalmente sembra abbastanza equilibrato? La risposta è: nessuno è preferibile. Ogni azienda ha il suo preciso profilo. Ogni azienda sceglie da dove partire, misurandosi può fare la fotografia di dove si trova e poi proseguire a seconda di quali sono i singoli segmenti che intende potenziare. E vedete, questo è anche un altro dato che mi piace stressare. La parte in bianco che vedete al centro era proprio il profilo iniziale di Patagonia, che partiva da un punteggio di 107, che con un break-even di 80 e una media 51 direi niente male. Oggi ci troviamo, questo nel 2011, quando la società produceva 500, realizzava 500 milioni di fatturato, che è raddoppiato nel 2019, portandosi in maniera anche abbastanza organica ad ampliare proprio questa macchia di olio all'interno di questo profilo, arrivare a 152 punti. Ma quello che più mi piace, perché poi a me personalmente, credo a tutti voi, il profitto piace, è riuscire, ed è il fatto che siamo riusciti a raddoppiare questo profilo, questo profitto. Ben contenti sicuramente gli azionisti, ben contenti, tanto meglio che, se andate a vedere sul loro sito, spiegano esattamente cosa facciamo e perché. Quindi qual è la nostra vocazione, qual è l'impronta che noi vogliamo lasciare nello svolgere la nostra attività di impresa. Prendo un attimo di pausa perché vedo che Federica Bossi ha fatto una domanda che leggo insieme, leggo a tutti voi. È più facile misurare gli impatti ambientali che sociali. Lo traslo dalla finanza, è così anche per le B Corp. Ni Federica, nel senso che Guido, se vuoi intervieni e fermami. Il BIA vuole una misurazione completa di tutti e cinque questi segmenti, ok? Che sono governance, persone, comunità, ambiente e clienti. La misurazione è unica. Poi certo, come ben vedi, la tua domanda è molto pertinente. Posso sicuramente privilegiare un segmento rispetto ad un altro, ma la compilazione, perché abbia un senso e mi restituisca un punteggio, deve essere fatta tenendo in conto tutte e cinque le aree. Guido, vuoi aggiungere qualcosa alla domanda di Federica? Sì, sì, diciamo è condivisibile la domanda perché sono... Mi senti, Luigi? Io personalmente non ti sento, non so gli altri.
Allora, mentre tu provi... Guido, mi dicono che si sente, forse sono solo io che non ti sento, ma non so... No, quello che dicevo è che le metriche ambientali sono più note, sicuramente si parla di fotovoltaico da anni, di emissioni di CO2 da anni, sicuramente il tema ambientale è nato prima, il tema sociale forse è più recente, ma come stava dicendo Luigi, sistemi robusti come il Benefit Impact Assessment permettono di misurare con lo stesso livello di accuratezza le tematiche ambientali e le tematiche sociali. Quindi ci permettono magari di conoscere dei lati meno noti dell'azienda. Mi capita molto spesso di parlare con aziende che dicono: ma noi siamo a posto, noi abbiamo un impianto fotovoltaico sul tetto, abbiamo regalato le borracce di metallo ai nostri dipendenti, e poi vai a misurare queste aziende con il BIE, stanno a 32 punti su, appunto, abbiamo visto una scala ben maggiore. Quindi quello che succede molto spesso è che le dinamiche sociali sono ignorate dalle imprese. Questo non significa che non sono misurabili in maniera attenta e scrupolosa, e questi assessment servono proprio per cogliere quegli aspetti che è importante andare a misurare. Corretto. Perfetto, grazie mille Federica per la domanda che consente comunque di aggiungere degli spunti di riflessione. Quindi tornando al discorso, non è inconciliabile tutto questo con il raddoppio del profitto in meno di 10 anni. Questo è il senso. B-Lab insieme, dato che questo strumento è stato estremamente apprezzato, perché poi è stato anche costruito insieme all'organizzazione ISO, l'organizzazione che poi offrisce tutte le certificazioni che ben conoscete, addirittura è stato talmente tanto apprezzato dalle Nazioni Unite che ne ha fatto insieme a B-Lab uno dedicato, finalizzato a capire come il profilo dell'azienda si orienta in relazione ad ognuno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi arriviamo nel 2006, partiamo dal 2006, che quindi c'erano 0 B Corp sul pianeta Terra, per arrivare ad oggi, dove sono misurate, sono certificate oltre 5.000 benefit corporation. In Italia attualmente il sistema è davvero molto dinamico, abbiamo oltre 2.000 società benefit che scelgono questo modello estremamente innovativo per portare avanti la propria attività, e queste sono poi le buone notizie che sono arrivate, ecco, anche un poco di recente rassegna stampa che c'è stato nel 2001 ad aprile, nel 2002 il Corriere della Sera dedicato alle B Corp e a Nativa, 2 inserti separati. Non da ultimo ha fatto sicuramente molto rumore, ben venga la certificazione che è stata ottenuta da Illy Caffè, già società benefit, che quindi nell'esercizio di attività economica, sempre nell'esercizio di attività economica, ha scelto di generare un impatto positivo. Nespresso a seguire, beh, qui forse abbiamo non solo l'ultimo, è un altro esempio, è The Orbit, che è una società che probabilmente molti di voi conoscono, e questo è il network globale delle B Corp. Riconoscerete sicuramente molti dei marchi. Questa invece è la community italiana, che registra un tasso di crescita davvero interessante, e quindi sostanzialmente c'è questa grandissima possibilità. La crescita è davvero esponenziale, le società benefit hanno dimostrato una resilienza incredibile durante i 2 anni della pandemia, addirittura vedete anche qui abbiamo una crescita inimmaginabile, perché si è passato da 0 nel 2016 a 4,40 nel 2020 e oltre il raddoppio nel 2022, quindi una crescita sicuramente che lascia veramente ben sperare per il futuro. Quindi Guido, lascerei volentieri a te qualche riflessione però sulle B Corp nel mondo finance. Vado, di nuovo io. Vai pure. Eccomi. Anche il mondo della finanza ovviamente sta sposando questi modelli. Non è semplice per una realtà finanziaria incorporare paradigmi rigenerativi all'interno del loro modello di business, quando ovviamente sono molto attraenti i rendimenti, per esempio, dell'oil and gas, per fare un esempio. Detto ciò, ci sono dei brillanti esempi, sia come banche, sia come fondi in generale. Come banche vi faccio l'esempio di Triodos Bank, una banca olandese che, se andate sul loro sito, il primo dato che danno è quanta CO2, quante chilotonnellate di CO2 hanno fatto risparmiare i loro clienti tramite la loro attività finanziaria. Il primo dato che una banca commerciale, non ha filiali, ma
di per sé offre tutti i servizi che una banca commerciale deve dare ai propri clienti, il primo dato che danno è CO2, non è euro finanziati o chissà quale altro impatto generato. Lato fondi, ci sono molte realtà interessanti. In Italia abbiamo Ambienta e Progressio che si sono certificate. Ambienta di Nino Tronchetti Provera. Progressio è il fondo che partecipava in Save the Duck, che è stata da poco venduta. Partecipa in anche Damiano, che è un'altra B Corp società benefit, e in altre realtà interessanti che stanno lavorando su questo. C'è il fondo di Al Gore, che è Generation Investment Management, così come altri fondi come Invest Industrial UK, che sono molto attivi in Europa. Nell'ambito del private banking c'è Lombardodier, che molti conosceranno come in realtà un B2B, fornisce prodotti per fondi. Immagino che appunto voi conosciate i loro prodotti, li veicoliate sul mercato. Lombardodier, banca svizzera ultracentenaria, che insomma molto attenta a questi temi, che vende, offre prodotti 100% legati ai temi ESG. Le B Corp, per parlare di come comunicano i loro obiettivi, considerate che in Italia si sono auto tassate, togliendo spazio sostanzialmente togliendo budget alle loro attività di promozione dei propri servizi e dei propri prodotti per diffondere i valori delle B Corp. Nata nel 2020 la campagna Unlock the Change, il nome richiama quel periodo che abbiamo vissuto di lockdown, per invitare a sbloccare il cambiamento, quindi a vivere l'impresa come una maniera per sbloccare questo cambiamento verso nuovi paradigmi di business che siano rigenerativi. È la prima volta che le B Corp, da che dialogano prevalentemente in un mondo di imprese, e avete visto sono 5.000 aziende, quindi possono avere contatti comunque limitati, in Italia se non erro ci sono 3 milioni di imprese, quindi 5.000 nel mondo ovviamente sono una goccia nell'oceano. Con questa campagna le B Corp iniziano a comunicare anche al pubblico e comunicano in maniera più potente, con maggior budget, anche verso il mondo delle imprese. Queste sono foto di un anno fa, in particolare avevamo vinto gli europei il giorno precedente, abbiamo avuto la fortuna col pagellone della stampa di essere nella stessa pagina con appunto la campagna Lock the Change, così come qualcuno di voi ci avrà notato su autobus, tram, stazioni, e appunto tutto porta al sito lockthechange.it, dove questi modelli, questi valori sono spiegati proprio nell'ottica della promozione di questi valori e modelli perché vengano utilizzati a livello di impresa. Quindi non c'è un fine di marketing vero e proprio, ma c'è un fine di diffondere tool, strumenti e modelli per parlarne. Andate su lockthechange.it, dove trovate il report delle B Corp italiane. È il primo report che viene fatto da una community di B Corp, in cui vengono espressi tutta una serie di indicatori legati all'impatto generato ovviamente dalle B Corp in Italia. Ci sono alcuni indicatori anche a livello mondiale. È online su varie piattaforme di podcast come Spotify, Google Play, eccetera, il podcast di B Corp italiane. Sono una serie di puntate in cui le B Corp, pensate a Illy Caffè, Chiesi Farmaceutici, Lombardodier stessa, raccontano come vivono l'essere B Corp, quindi come l'essere B Corp influenza il loro essere sul mercato. La settimana scorsa eravamo a un evento meraviglioso, Be for Good Leaders a Roma, che si è tenuto all'auditorium. 650 leader, CEO, presidenti, shareholder di varie aziende nel mondo si sono raccolti a Roma. Tra questi c'era Chiesi Farmaceutici, che prima ci mostrava Luigi il loro profilo di impatto. Chiesi Farmaceutici, abbiamo parlato con Maria Paola Chiesi, responsabile di sostenibilità, siamo in contatto ormai da anni, e ci raccontava come fino a pochi mesi fa, a gennaio di quest'anno, Chiesi Farmaceutici fosse l'unica farmaceutica certificata B Corp al mondo. Questo per qualcuno potrebbe essere un vanto, per una B Corp che fa del valore dell'interdipendenza il primo valore cardine della propria attività, questo non è un valore, essere l'unica delle 14 farmaceutiche che stanno provando a diventare B Corp a avercela fatta. Quando Ferrer, farmaceutica spagnola, si è certificata a gennaio di quest'anno, in Chiesi Farmaceutici c'è stata una festa, quindi sia internamente sia l'hanno anche pubblicato online, hanno dato un welcome, un benvenuto alla Ferrer, e è iniziato un dialogo stretto tra le due realtà. Questo a testimonianza del fatto che le B Corp vogliono lavorare insieme, perché sanno che davanti alle sfide epocali che abbiamo davanti a noi non possiamo che lavorare insieme per andarle a risolvere. A Lock the Change ha anche finanziato a Napoli un eco murales perché la vernice, questi 400 metri quadri
di una scuola vicino Malagrotta sono stati permettono di assorbire lo smog emesso da 80 auto al giorno che passano in questa via molto trafficata. Siamo stati a vederlo. Qua è una ragazza intenta, quell'artista Z1 ha interpretato Unlock the Change come stato una ragazza intenta a sbloccare il cambiamento, e questo porta delle idee di innovazione sostenibili. E quindi il messaggio che ha voluto trasmettere è questo. Non vi faccio vedere il video perché vorrei lasciare anche spazio alle domande. Volevo parlarvi di altre due iniziative. Una è Unlock Education, sempre finanziata dalle B Corp, sponsorship di Intesa San Paolo e patrocinio del Ministero dell'Istruzione. Le B Corp, anche qua, si sono autofinanziate un programma di formazione destinato a tutti i giovani. Qualcuno di voi avrà figli e quindi vi prego di pensare a loro, pensate alle future generazioni di cui parlavamo prima. Io ho due future generazioni di 3 anni e di 14 giorni. Bene, questa campagna per ora parla ai ragazzi tra i 12 e i 13 anni e i 25 in su, e illustra in 10 puntate rapide, sono 8-10 minuti ciascuna, illustra quelli che sono i principi della sostenibilità, molti concetti che abbiamo espresso oggi e altri più approfonditi in appunto 10 puntate. Disponibili online su unlockeducation.it, YouTube e altre piattaforme a livello completamente gratuito. Questi programmi li stiamo presentando nelle scuole italiane. Ripeto, qua è totalmente autofinanziata come iniziativa, non c'è fine di lucro. Il fine è formare la prima generazione, se leggete sopra, in grado di soddisfare i propri bisogni senza compromettere alle generazioni successive, future, quindi, di fare altrettanto. Quindi il fine, potremmo definire un moonshot questo, ma andiamo a formare questa prima formazione. Ci saranno altre diciamo, puntate destinate ai ragazzi anche più di giovane età. L'idea è arrivare ai ragazzi addirittura di 5-6 anni, ovviamente lo stile di comunicazione dovrà cambiare. Oggi in queste puntate trovate Adrian Fartrade, che è un divulgatore scientifico che ha sposato il progetto, è stato la voce e il volto di questo prodotto, di questo programma, che trovate appunto online e potete vedere diffuso. Ultima iniziativa promossa da Nativa e sposata dalle B Corp, dalle Benefit Corporation italiane, recentemente lanciata mercoledì scorso, è Coalizione Italia. Sostanzialmente abbiamo visto prima questa curva di discesa che abbiamo tutti davanti, noi nel continente europeo, e se pensiamo abbiamo solo 30 anni per raggiungere questo obiettivo astronomico. Se pensiamo alle lettere ESG con cui la finanza ha ristrutturato la parola sostenibilità, vai andando a identificare tematiche ambientali, tematiche sociali e tematiche di governance, forse se ci pensiamo la G è quella che poi a cascata si porta presso tutto il resto. Nasce proprio questa iniziativa in questo ambito perché al di là di tutti i pledge, degli impegni, delle interviste, degli impegni delle varie aziende, governi verso un mondo decarbonizzato, Coalizione, che se vedete nasconde un 2, che sta a rappresentare la CO2, la nitride carbonica, è un'iniziativa che prevede che 60 aziende si sono già impegnate, molte di queste hanno già fatto una trasformazione del loro statuto, includendo nell'oggetto sociale il fine di decarbonizzazione. Ecco, questa è la frase che queste aziende, quella in blu, che queste aziende hanno introdotto nello statuto. Alcune di queste sono già società benefit, alcune lo stanno diventando, alcune non hanno intenzione di farlo, come Snam, che trasporta gas per tutta Italia e ha voluto includere la parola decarbonizzazione. Questa cosa è stata anche approvata da 99,7% dei suoi azionisti a febbraio del 2021. Quindi il rivedere il proprio modello di business, il proprio modello operativo per andare incontro agli obiettivi del nostro continente. Iniziativa che ha avuto un successo enorme, appunto più di 60 aziende iscritte, vedete nomi importanti come Chiesi Farmaceutici, Il Caffè, Feudi San Gregorio, Fileni, ci sono tutti i settori industriali in Italia, e l'Italia è il primo caso al mondo in cui gli impegni della decarbonizzazione sono finiti nello statuto, quindi sono protetti. In America, quando si tocca lo statuto, si dice protect your mission, quindi proteggi la tua missione di azienda, perché questa di generazione in generazione, di shareholder in shareholder, rimanga protetta appunto a garanzia del fatto che rimanga in futuro. Ultimi 2 minuti per raccontarvi sul mondo finance come alcuni di questi modelli sono incorporati. Intesa San Paolo, ma in realtà ci sono altre banche che hanno un prodotto analogo, nel 2020 tirato fuori Less Loan, sostenibile Link Loan, quindi un finanziamento agganciato a il cui tasso scende se l'azienda si impegna lei stessa, su se stessa, avere un impatto via via migliore nel tempo, e il budget
il budget è sostanzialmente stato completato. Una di queste aziende è Aboca, B Corp, società benefit, attiva nella farmaceutica e nella produzione di farmaci, partendo proprio dall'agricoltura, che ha fatto appunto un sostenibile link loan anche con Intesa San Paolo, in cui uno degli indicatori che fa scendere il tasso è proprio il punteggio della certificazione B Corp. A testimonianza di come il mondo finanziario si è attivato su queste tematiche e riconosce un indicatore che fa scendere appunto un tasso di interesse anche nella certificazione B Corp. Abbiamo tanti esempi, compreso da Unicredit, che sta finanziando tutta una serie di iniziative, specie nel centro-sud Italia. Queste sono alcune iniziative che abbiamo aiutato aziende emittenti di bond, in questo caso, che hanno individuato dei KPI materiali per il loro modello di business. Anche qua c'è un caso, in realtà questa azienda è del centro-nord, ma in cui il punteggio B Corp è diventato uno dei KPI, se vedete, del prodotto. Ci sono tante di queste aziende, queste che vi mostravo, e ce ne sono altre perché il prodotto sta andando avanti con grande successo, che hanno deciso di includere come indicatore la trasformazione in società benefit. Anche qua testimonianza che Unicredit in questo caso è sensibile al tema e sa che, avendo un portafoglio composto anche la società benefit, ha un portafoglio più robusto, perché sono aziende che innovano dal punto di vista della sostenibilità e quindi sono continuamente in movimento per cercare di rafforzare il business in un'ottica sostenibile. Mi fermo qua, scusate per la corsa degli ultimi minuti, volevo lasciare 5 minuti per domande, risposte e eventualmente anche qualche parola da Luigi, se necessario. Figurati, Guido, grazie mille, sei stato veramente molto spedito, ma non hai penalizzato la chiarezza delle informazioni. Io faccio una riflessione ad alta voce, mentre magari qualcuno ha, lasciando anche a voi il tempo di sviscerare le domande. Quest'ultima parte che ha detto Guido mi è piaciuta tantissimo, perché si collega a quello che ho detto in apertura, cioè la scelta di questo modello è una scelta anche di tipo strategico. Quindi ci saranno istituti di credito che premieranno questo tipo di società e quindi la loro attività sarà più fluida e più efficace. Non solo quindi i clienti, ma anche proprio tutta la catena di fornitura, tra cui anche le banche. Non solo, compilando il BIA, vedendo il BIA, lavorando con il BIA, poi ho la fortuna di collaborare con Attiva, quindi ecco, queste cose le sto vedendo veramente sul campo. Non è peregrino pensare che presto o tardi, quando l'azienda, per esempio, deve misurare il proprio impatto, che so, energetico, di consumi energetici, di consumi idrici, richieda ai propri fornitori che facciano lo stesso. Quindi non è lontano dalla realtà pensare che grosse realtà chiedano a realtà più piccole, che sono loro fornitori, di adeguarsi a questo paradigma, oppure, senza chiederlo, andranno a premiare e a scegliere nella catena di fornitura proprio quelle società che sposano la stessa missione. Per cui il nostro cliente che magari non ha abbracciato per tempo, o meglio noi che non abbiamo solleticato per tempo il cliente all'adozione o quantomeno alla valutazione di abbracciare questo paradigma imprenditoriale, beh, forse abbiamo fatto un mini danno, perché avremo comunque consentito di avviare un processo che comunque è lungo, perché la certificazione adesso, Guido, in che tempi viene data? Ci sono 7-8 mesi da quando si arriva alla submissione della domanda. Aziende piccole che possono impiegare anche 6 mesi, ma tendenzialmente superiamo l'anno. In questo momento è la certificazione più ambita in termini di sostenibilità. Non abbiamo prima parlato dell'andamento dei numeri delle B Corp, ma considerate che un anno fa le B Corp erano 4.000, oggi sono 5.150. Questo capite che in 12 mesi, ma il modello esiste da 15 anni, in 12 mesi c'è stato un più 25%. Quindi capirete che una non profit come B-Lab, che ha sede in tutto il mondo, si sta allargando e sta aggiornando i propri modelli, ma per tutelare anche la community di Corp da eventuali casi limite di aziende che non hanno modelli di business completamente sostenibili, B-Lab insomma richiede dei tempi costantemente più lunghi alle aziende che si vogliono certificare. Ma non solo, il punto di partenza è quando sono stati raggiunti gli 80 punti. Quindi magari in misurazione arriviamo a 50, ci vorrà un anno per implementare quelle buone pratiche che poi rimisurate ci consentono di ottenere gli 80 punti o qualcuno in più per sicurezza, per poi sottomettere la domanda a B-Lab. Intanto però il mercato è andato avanti. Intanto i nostri clienti ai quali forniamo imballaggi, materiale, quel che sia,
potrebbero iniziare a preferire fornitori che invece hanno già adottato questo paradigma. È in questo senso che quindi abbiamo pensato, noi della sezione di NCP Napoli, di coinvolgere Nativa e ovviamente tramite NCP Nazionale per divulgare insomma un messaggio in più che va a abbracciare poi la nostra attività tipica di consulente patrimoniale. Anche un'altra cosa che ci diciamo spesso in associazione, a noi sostanzialmente servono due cose per fare il nostro lavoro. Le nostre competenze tecniche, e quelle possono essere legali, fiscali, finanziarie o quello che sia, ma soprattutto avere una capacità e una potenza di rete, che è quello che NCP riesce con queste varie attività di formazione ad offrire, in modo che nel momento in cui abbiamo percepito un'esigenza o una criticità da parte dei nostri clienti, possiamo rivolgerci allo specialista di riferimento e vedere insieme di adottare la soluzione. Questo è stato lo spirito che ci ha condotto a coinvolgere Nativa. Io ringrazio nuovamente Guido e alle 18:30 in punto, credo che siamo stati estremamente esaustivi, rimaniamo ovviamente a disposizione sia Guido che io tramite i canali social, insomma oramai siamo più o meno tutti quanti in contatto per eventuali chiarimenti o approfondimenti, e vi ringrazio tutti per aver resistito a lungo. Guido, ti lascio per i saluti. Grazie a te Luigi, ottima opportunità, lavoriamo spesso con consulenti patrimoniali, siamo stati a consulenza negli ultimi mesi proprio con Lombardo Die. Quindi sono temi a noi cari questi, lavoriamo molto sul tema finance, quindi chiamateci, scriveteci appunto sui social e così via per avere più informazioni qualora il webinar non fosse stato esaustivo. Perfetto, allora grazie a tutti, ricordo agli associati che il video verrà inviato, ricordo ai non associati di associarsi. Buona serata. Ciao a tutti. Arrivederci. Grazie.